Gasparotto Mobili, la più vasta scelta del Bassanese. Gasparotto Mobili, affari sempre, anche la domenica. Il link. Ok. Sì, invece ti serve quell'altro per l'SVT. Il professore dell'Einaudi si collega via Skype con lo studente che si trova a casa, pronto a interagire per la lezione mattutina. È la scuola 4.0, non solo, è anche la scuola Covid-19, la didattica anticontagio. Allora, oggi la scuola è deserta e la lezione la facciamo online. In classe non si entra per la seconda settimana di fila. È iniziata presto per i collaboratori scolastici che erano qui alle 7 per pulire e sanificare gli ambienti. Scuole aperte ma solo per il personale di segreteria, per lavori d'ufficio e per eliminare i batteri da superfici e lavagne. Poi abbiamo fatto una piccola riunione con un gruppo ristretto di docenti per vedere come diffondere in tutte quante le classi quelle azioni, di quelle buone pratiche di formazione a distanza che già stavamo utilizzando. Matematica, economia aziendale, greco, le materie più ostiche da sviluppare sulle piattaforme online, ma la sfida è aperta anche per i docenti meno agili sulla tastiera. Domani da mattina a sera c'è un corso di formazione per tutti i docenti che magari, come sottoscritto, perché anch'io non sono bravo, hanno bisogno di essere addestrati. Comunque slitta l'appuntamento per l'Invalsi? È slittato, perché noi ce l'avevamo questa settimana, è slittato, vediamo. L'appello è di impegnarsi anche da casa, perché la prossima settimana, al rientro in classe, ci sarà la raffica di compiti e l'emergenza spazza via gite scolastiche e scambi culturali. Scuole dall'estero, dall'Ungheria, dalla Polonia, Germania, Svizzera, Francia, eccetera, che hanno detto che comunque loro hanno cancellato la loro esperienza di scambio con la nostra scuola per quest'anno. I 20 presidi del Bassanese hanno attivato un coordinamento per reinventare il modo di fare scuola tra tecnologia e vita di classe. In questo momento abbiamo la possibilità di testare delle modalità nuove che magari nella didattica tradizionale non è possibile fare. E non pensare che la didattica digitale possa azzerare questa stessa vita di scuola. Pub gremiti, girandole di drink, frotte di ragazzi che migravano da un locale all'altro, come in un normale weekend a cavallo tra due settimane di vacanze. Sabato sera, in centro, la movida era degna delle notti più vissute. In via Gamba, a stento si passava, i giovani non si sentono minacciati dal virus. L'unico cambiamento che ho visto è stato che non vado più all'università, quindi sto a casa e studio a casa. Sono sempre tranquilla, basta non lasciarsi influenzare dalla psicosi generale che c'è, quindi a posto. Scene che non potranno però ripetersi a breve, dopo il decreto del governo che vieta gli assembramenti e permette a bar e ristoranti di servire i clienti solo al tavolo. Voi rispettate il metro di distanza? Infatti, guardi, il metro, non so se sia un metro, ma siamo così. No, noi viviamo sempre, facciamo sempre quello che abbiamo sempre fatto. Ahimè, andremo a occhio, per me sarà un grosso problema, però sicuramente arriveremo a 85-90 centimetri, sicuro. Non trovo una cosa sensata, appunto, il fatto di non poter servire la gente al banco e obbligarla a sedersi al tavolo, anche perché io non sono nessuno per obbligare le persone, appunto, a sedersi. Ecco. È una scelta che noi siamo obbligati ad accettare e cercheremo il più possibile di svolgere il nostro lavoro con la nostra professionalità di sempre, insomma. Queste disposizioni possono essere belle, brutte, piacere, non piacere, essere elastiche, essere troppo rigide, però fin tanto che sono vigenti vanno applicate. Confcommercio invita tutti gli associati a ingegnarsi per rispettare le indicazioni. Ci sono determinati locali che invece sono organizzati proprio per favorire la consumazione in piedi, quindi lì c'è tutta un'attività di organizzazione che deve essere fatta, magari attrezzandosi con degli sgabelli, dei piani d'appoggio e delle sedute. Niente mezze misure invece per cinema e discoteche ancora chiuse. Certamente noi siamo a favore della sicurezza delle persone, però speriamo che si risolva prima possibile, perché le discoteche sono in ginocchio. Completamente, non lavorano, non incassano, hanno affitti da pagare, mutui da pagare, è una situazione difficilissima. Mi ha permesso di fare un'operazione che altri non avrebbero mai fatto e anche di stare in un ambiente risollevato e carino. Con un'anca nuova e soddisfatto dell'intervento, Don Mazzi può tornare a Milano dai suoi ragazzi. Uno dei preti più amati d'Italia ha lasciato il reparto di ortopedia del San Bassiano in tarda mattinata. C'è ospedale, c'è medico,
c'è professionista con coscienza e qui ho trovato un grande professionista, un grande amico e devo dirvi anche che me la sono cavata in fretta. Un ricovero programmato in piena emergenza coronavirus che comunque non ha fermato Don Mazzi, che all'età di 90 anni ha affrontato con successo un'altra sfida. Il problema della paura mia è stato ben altro, è lasciare le mie comunità in questo momento, a Milano, e con la paura che arrivassero ordini di chiusura delle comunità, e sai, io ho una quarantina di comunità nel mondo. Ad operare Don Mazzi, Giovanni Grano e la sua equipe. È stato un momento di orgoglio per tutto il reparto avere Don Mazzi qui da noi, che lui abbia scelto l'ortopedia di Bassano per sottoporsi all'intervento di protesi d'anca ci inorgoglisce veramente tanto. A Don Mazzi facciamo i nostri auguri e siamo sicuri che i suoi consigli oggi sono utili come lo sono stati in passato per migliaia di giovani. Voglio vedere sorridere, va bene? Capito il mio messaggio? Ciao! Mario Rigoni Stern l'avrebbe chiamata la Svala Balasnea, la neve della rondine, la neve di marzo, caduta così abbondante tra lunedì e martedì da bloccare strade, far crollare alberi già pericolanti, interrompere linee telefoniche. Quasi un metro sopra quota 1600, come sul Verene a Cima Larici, dove gli operatori del rifugio Valformica si sono messi a spalare, sgombrare, fare pulizia a pieno ritmo. Per la prima volta nel weekend c'è la concreta possibilità di vedere gli impianti dell'altopiano tutti aperti. In condizioni normali sarebbe stato un assalto alle piste dopo un inverno a digiuno di sciate per molti appassionati. Purtroppo il sold out salva stagione è un miraggio per colpa del coronavirus. I registi degli hotel piangono, le prenotazioni disdette toccano ormai il 70%, cancellate gite, vacanze, settimane bianche fino a Pasqua. Pesano soprattutto le quarantene prescritte da altre regioni o paesi esteri per chi rientra da soggiorni in Veneto. Io ad esempio dalla Calabria abbiamo avuto più di 300 disdette, un tour operator locale, proprio perché al rientro in Calabria viene richiesto per chi frequenta la nostra terra un periodo di quarantena di almeno 14 giorni. Credo che questa cosa sia assurda. Una beffa per un territorio finora immune da contagi. Un danno incommensurabile e ingiustificato, scrivono il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern e l'assessore al turismo Nicola Lobbia in una lettera a governo e regione. Perché vogliamo che ci sia una attenta analisi delle problematiche che stanno riscontrando tutte le località turistiche che c'entrano per la verità gran poco con il virus. Un appello rivolto al Premier Conte, ai ministri Franceschini e Speranza, al governatore Zaia. Servono immediate misure di sostegno, nonché forme di coordinamento anche sovranazionale per evitare il tracollo. Questa nevicata avrebbe potuto incentivare, in realtà moltissime sono state le disdette che sono pervenute. Le produzioni agroalimentari in Veneto sono a rischio, nonostante la campagna promozionale per rilanciare la qualità dei prodotti locali avviata dalla Regione Veneto. Ne sanno qualcosa i produttori di asparagi che, nonostante siano stati graziati dalle temperature alte delle scorse settimane, dalla pioggia degli ultimi giorni e che si preparano a un raccolto promettente, devono fare i conti con un altro problema: piazzare il prodotto sul mercato. I ristoranti si svuotano, gli ordini dall'estero calano e una delle produzioni più importanti del bassanese rischia di annegare per un'offerta che potrebbe anche non esserci. Il nostro prodotto è usato molto dalla ristorazione, soprattutto dalla ristorazione locale e dai buoni rapporti che abbiamo con i ristoratori bassanesi che propongono nei loro menù i nostri asparagi. Sicuramente il momento è critico un po' per tutti, però insomma è anche facoltà nostra far sì che sia i ristoratori, sia gli agricoltori, ma tutte le categorie ritrovino anche il coraggio anche di consumare e invitiamo di consumare anche il prodotto locale, il prodotto Made in Italy, per aiutare proprio le nostre aziende. Una stagione iniziata con il piede sbagliato per colpa del coronavirus, per paura anche infondate. I produttori temono anche che uno dei prodotti veneti per eccellenza possa essere boicottato. Mangiamo dunque gli asparagi. Facendo così aiutiamo la nostra economia. Non dimentichiamo le loro proprietà, che sono tante, come quella di favorire la depurazione attraverso l'effetto diuretico.
Primo caso positivo al test sul coronavirus nel bassanese. Si tratta di un 27enne di Tezze sul Brenta che si è presentato gli scorsi giorni in pronto soccorso del San Bassiano con una polmonite. Il giovane è stato immediatamente isolato nella sala dedicata agli pazienti che manifestano dei problemi respiratori in attesa del tampone. Poi è ritornato nella sua casa. Il referto è arrivato questa mattina ed è positivo al Covid-19. Ora il 27enne è stato ricoverato a San Bassiano in via precauzionale dato che non presenta complicanze. La persona positiva il coronavirus è il primo paziente con broncopolmonite ricoverato in ospedale a Bassano nella nuova area ricavata al secondo piano dove c'erano le degenze di cardiologia. Sono 20 i posti letto in questa zona dell'ospedale dedicati agli eventuali casi senza gravi complicanze che si dovessero presentare nei prossimi giorni. Ieri intanto i sindaci del territorio hanno incontrato a San Bassiano i vertici dell'Ulsette Pedemontana e l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarì per fare il punto della situazione. Dal vertice è emerso che i prossimi giorni saranno decisivi per capire a che punto ci si trova con l'epidemia di coronavirus. La crescita non è esponenziale nei nostri dati, ancora tiene e io spero che funzioni appunto il tema dell'isolamento del contagio, che il lavoro di squadra che stiamo facendo con i cittadini sia assolutamente utile e poi il lavoro eccezionale che fanno ovviamente tutti i nostri operatori del mondo della sanità che sono stati strepitosi e lo sono tutt'oggi anche perché rischiano del proprio e rischiano il contagio. Intanto i due cittadini di Fiesso d'Artico che erano in vacanza a Gaglio sono stati portati nell'ospedale di Vicenza per l'assistenza necessaria. L'uomo si trova in terapia intensiva. Gli operatori sanitari stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso secondo i protocolli. Il vincitore della nona edizione di MasterChef Italia è... Antonio Lorenzon ce l'ha fatta. L'art director di Bassano è il nuovo re dei cuochi amatoriali d'Italia. Creatività, simpatia, umiltà, gli ingredienti del suo trionfo nel talent culinario di Sky. Una gloria condivisa davanti alle telecamere con il compagno di vita Daniel. Sui titoli di coda la proposta di matrimonio con tanto di anello. Una favola dei sapori tipicamente bassanesi, quelle che Antonio ha sfoderato in finale per battere le concorrenti Marisa e Maria Teresa. Un menù ispirato ai gusti della sua infanzia, a cominciare dall'antipasto al baccalà. Ho trovato il piatto di Antonio molto sincero, in una bella semplicità e molta eleganza. Mi piaceva molto. Tra il risotto ai porcini con formaggio bastardo e uova di trota, ribattezzato dal grappa al Brenta, e il dolce bosco con meringa di nocciole, l'apprezzatissima pernice con finferli, cipollotto e tartufo. Un piatto da ristorante per i giudici Locatelli, Cannavacciuolo e Barbieri. Per me è stato il miglior piatto della serata. Perfetto. Oggi sui social tutti a festeggiarlo, dal sindaco Elena Pavan all'amico Sammy Basso. Il campione era a Milano per un tour de force di interviste. L'assessore al turismo Stefania Amodeo vuole farlo ambasciatore delle eccellenze bassanesi. Antonio sta per lanciare un'attività ricettiva in centro città, ma con i 100.000 euro del premio potrebbe davvero coronare il suo sogno, aprire un locale in Costa Azzurra. Gasparotto Mobili, la più vasta scelta del bassanese. Gasparotto Mobili, affari sempre, anche la domenica.